Più lo pratico, più lo amo. Mi diverto pensando, volando, sognando. Non sembrerebbe da delle difficoltà per affrontarlo, ma sogno, volando. Cosa credete? L'erba? No, no, l'erba non è per me. Io non fumo. A me bastano le mie celluline grigie, come diceva Poirot. Le faccio lavorare. Non serve fumare per sognare. È vero, ho detto affrontarlo, ma chi affrontare? Sì, ancora non vi ho parlato con che cosa o con chi penso, volo o sogno. Io sogno ad occhi aperti, planando. Diciamo che sono entrato in questo mondo con lo skateboard. Voi siete delusi? Io per niente. Lo skateboard, nato per gioco da un ragazzino pazzerello e bifantello. Un mio carissimo amico che mi ha dato le prime armi per poterlo affrontare, ed eccomi lì, a mezz'aria. Qualcuno mi dice che mi posso far male, ma a me, ai giovani, la paura non la conosciamo. Fino a quando? Ma che ne so? Ed io skateboardando, ho inventato un nuovo vocabolo, devo dirlo alla Zanichelli, così potrà inserirlo nel nuovo vocabolario della lingua italiana e volo. E sogno. Il mondo passa sotto di me. Sembra strano, ma è così. Pensate che con lo skate sono andato anche al Piccolo di Milano. È vero, non prendetemi in giro, è vero, è successo. Certo, chiamatemi sempre il solito spaccone, chiamatemi il solito raccontapalle, ma ci sono andato. Certo, non ho sorvolato il treno ad alta velocità, mi ci sono seduto comodamente, a fianco avevo la mia splendida ragazza e arriviamo a Milano per il concerto di Beyoncé. Io l'accompagno allo stadio, vedo che la situazione è abbastanza tranquilla e la lascio lì. Io prendo lo skate, vado a Milano e vai! Milano è mia! E improvvisamente mi trovo davanti il Duomo e la Galleria e il Castello. Vai, vai, Milano, Milano è mia! E poi davanti a me ho Piazza della Scala, il Teatro della Scala, il Tempio della Musica, dei Bel Canto, in tutto il mondo ci vedi. E così lentamente, molto lentamente, entro in una stradina e... il Chisa, a Roma comunemente detto pizzardone, che mi ferma indicandomi molto gentilmente che era senso vietato. E allora io molto educatamente scendo dallo skate e vado per un'altra stradina. Allora percorro, vado e... una scritta. Piccolo Teatro di Milano. Iniziano a tremare le gambe e proprio alla piccola entrata del grande Piccolo Teatro di Milano io faccio una brutta caduta. Sì, e non provate a ridere perché nessuno dei presenti ha riso, anzi erano tutti abbastanza seri, tant'è che una signora molto elegantemente mi chiede: giovane, le serve niente? Ed io: no signora, sa, è l'emozione, vedere quella scritta è... sa, io voglio fare l'attore. E niente, mi sono emozionato. E la signora: giovane, si ricordi che per andare a teatro non serve quel coso lì a quattro ruote, soprattutto se le fa cadere. Ed invece no. Io, Gianmarco Mazzeo, futuro attore, già allievo presso il Centro Artistico Internazionale Il Girasole, entro al Piccolo di Milano con il mio tappeto volante, con il mio skateboard, e lì all'entrata un sorriso fantastico, la signora Lorenza che mi accoglie lì dietro la sua scrivania della biglietteria e... che bello, ascolto. Certo che i registi non ci capiscono proprio niente. Non è che non ci capiscono niente, è che sono io che sono intossicato da un certo cinema così violento, così gangster, così romanzo criminale che mi propongo in quel modo e loro mi accettano. Solo uno,
Solo uno che ho conosciuto di recente, una persona gentilissima che da esperto e non da un improvvisato director mi dice: sai, tu sei adatto per qualcos'altro. Ah sì? E dico: cosa? E lui mi dice: sai, tu hai un imprimatur sul naso, mi mette così di profilo, e saresti perfetto per interpretare il Cyrano di Bergerac. Il Cyrano di Bergerac? Che cos'è un bacio? Un bacio, se non un giuramento fatto un po' più dappresso, un apostrofo rosa tra le parole t'amo. È vero, signor regista, sì, è il naso. Pensi che la mia ragazza per baciarmi non arriva alla bocca, allora preferisci iniziare dal naso. Ed io invece mi propongo di fare Pulp Fiction. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. E non mi hanno accettato. Lorenza, la segretaria del piccolo di Milano. Che piacere ascoltarla. Un pozzo di cultura. E io che parlo sempre rompendo, sono stato zitto lì ad ascoltare e non mi sono reso neanche conto del tempo che passava così. Guardo l'orologio e... Lorenza, devo scappare. Devo andare urgentemente a San Siro, che il concerto di Beyoncé sta per terminare. Scusami, ma allora torni? Sì, certo che torno, perché voglio, vorrei, forse. Voglio dire la mia. Voglio essere presente. Voglio sentirmi forte. Voglio essere. Vorrei muovere. Vorrei smuovere. Vorrei fare quello che mi passa per la testa. Vorrei che nessuno mi giudicasse. Vorrei non avere rotture di coglioni. Vorrei la leggerezza. Vorrei la libertà. Vorrei essere autonomo. Vorrei avere una bella casa, una Jeep, una Vespa, uno yacht di 70 metri con l'elicottero sopra. Vorrei sentirmi importante. Importante. Vorrei incutere terrore. Vorrei fare la rivoluzione. Vorrei fare la guerra. La guerra. Vorrei un coach personale. Vorrei che il sergente maggiore Hartmann mi istruisse per bene. Signor sì, certo, signore! E voglio lavorare. Voglio lavorare. Voglio lavorare.
Voglio fare un film. Un altro film. E poi un altro film, ancora. Voglio avere una carriera cinematografica. Voglio fare il grande cinema italiano. Vorrei avere un primo piano con Marcello Mastroianni, con Alberto Sordi e perché no pure Tony Servillo. Vorrei vincere il David di Donatello, il nastro d'argento. Insomma, vorrei essere indelebile. Vorrei essere raccontato fra 100, 200, 300, 400 anni. Vorrei iniziare. Forse. No. Sicuramente voglio recitare qui al Piccolo di Milano. Qui, nella celebre via Rovello. E così esco. E ridendo salto di nuovo sul mio spirito. A quel punto chiedo indicazioni per la piazza del Duomo. E lì un signore molto gentilmente estrae il telefono dalla tasca e mi indica la strada. È buffo, no? Pensare che qualche mese prima ero a Napoli e per arrivare alla stazione Mergellina un napoletano mi ha accompagnato correndomi a fianco e poi molto gentilmente mi ha detto: chiedi a qualcun altro. È bello sorridere